Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Torniamo a parlare di ciclismo. È tanto che non lo faccio, no? La Vuelta avrei voluto fare dei video, magari non giornalmente, però poi sempre per quei motivi che ho spiegato già in altri video, insomma, motivi logistici, di tempo, di voglia anche in alcuni casi, non li ho fatti più, anche perché non potevo vedere la Vuelta in TV, ma al massimo con il computer, eccetera, eccetera. Insomma, comunque è stato un giro di Spagna, chiamiamolo all'italiana, insomma, diciamo degno di un grande giro, secondo me. Si sono viste delle belle cose, è stata comunque una Vuelta dura. E quindi vince Roglic alla fine, che era comunque il favorito numero uno, a scanso di equivoci, nel senso a scanso di comunque cadute di cose esterne, fattori esterni che, nelle quali lui però più volte magari nel corso della sua carriera è rimasto coinvolto, no? E vabbè, comunque alla fine vince Roglic con un O'Connor che mette pepe, no? Alla situazione, quindi ecco, anche la situazione di O'Connor è stata interessante, anche se poi si è finiti con la vittoria di Roglic come da pronostico, però insomma, se non fosse successa quella cosa lì di O'Connor che prende vantaggio, prende la maglia rossa, magari sarebbe stato il tutto un po' più noioso, o secondo alcuni sarebbe stato anche meglio perché avremmo visto qualcun altro all'opera. Non lo sappiamo, fatto sta che non ci sono state squadre che hanno preso in mano la situazione, quindi era un po' così, diciamo, all'ordine del giorno, no? Abbiamo visto anche una UAE con Yates e Almeida un po' in difficoltà all'inizio, poi Yates si riprende vincendo una tappa, insomma, vabbè, varie cose di cui parleremo fra poco. Quindi, Vuelta, poi ci sono stati anche dei piccoli altri giri con vittorie italiane, fra cui quelle di Jonathan Milan, che sono state le più importanti. E fino ad arrivare poi a che cosa? Ai campionati europei di qualche giorno fa, insomma, che hanno visto un'Italia vincere comunque, ad esempio, la cronometro maschile con Edoardo Affini e il terzo posto di Cattaneo, vincere una medaglia d'oro, una gara, se non erro, negli under 23 o tra juniores, non lo so, non me lo ricordo, vabbè, non ho seguito sinceramente. Fino ad arrivare poi alle prove in linea. Abbiamo visto due arrivi in volata, due arrivi nei quali però l'Italia, sì, ok, in quello femminile era difficile a prescindere battere una Lorena Vibes che è mostruosa letteralmente in volata. Si poteva fare meglio, sì, perché comunque l'Italia è quella che si sobbarca tutto il lavoro nella parte finale di gara e poi però viene sempre beffata, quindi c'è qualcosa che non va, c'è un qualcosa riguardo al tempismo che non va. Gli altri sono più astuti, più furbi, più bravi, fanno il minimo, ad esempio gli olandesi o l'olandese Vibes da sola che prende la ruota giusta e va a vincere, ma ripeto, era già forte di suo. In ambito maschile noi facciamo tutto il lavoro per gli ultimi chilometri, gli olandesi lo fanno nell'ultimo chilometro, negli ultimi 800 metri e insomma e non gli olandesi, scusate, olandesi e belgi, e alla fine va a vincere Tim Merlier, ma comunque il Belgio aveva due carte non da poco, no? Merlier e anche Jasper Philipsen, quindi anche qui ti potresti immaginare una loro vittoria, però noi avevamo Jonathan Milan che purtroppo è rimasto imbottigliato, quindi io lo reputo come un'occasione persa. Quindi campionati europei fino ad arrivare poi a domenica sera, sì. Quindi un paio di giorni fa, circa la vittoria, il ritorno alla vittoria di Tadej Pogačar, dopo che aveva partecipato, no, al GP del Quebec, si era piazzato, se non erro, in sesta posizione, lì nel gruppo, ma giusto per scaldare i motori, e poi la stoccata finale, insomma, al GP di Montreal, altra classica canadese con vari tratti in salita, abbastanza tosti per alcuni velocisti soprattutto, e un Pogačar che quando parte, insomma, lo fa a circa 25 km più o meno, siamo lì dal traguardo, se ne va e tanti saluti, quindi siamo tornati ad ammirare il Pogačar che conosciamo, lui che non correva dal Tour de France, no? Ricordiamocelo che non ha corso alle Olimpiadi e ora obiettivo mondiale
E poi ovviamente anche il giro di Lombardia, che lui è abituato comunque a portarsi a casa, è abituato a vincere. Quindi, se non l'ho detto, non mi ricordo, comunque iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Torniamo un attimo sulla Vuelta di cui ho parlato veramente in breve prima. Dicevo, no, non c'è stata una squadra che ha saputo prendere in mano la corsa. Il percorso comunque è abbastanza duro, è bello ovviamente con varie salite. Uno Connor che a un certo punto cosa fa? Grazie alla fuga bidone, alla fuga di giornata, va a guadagnare più di 5 minuti, no? In quel momento, sul secondo in classifica, aveva all'incirca tipo un 4 minuti su Roglic, ma anche di più. E lì tutti noi abbiamo pensato, cioè la domanda che si sono posti in molti è stata: ce la farà comunque O'Connor a resistere fino alla fine, o comunque ritornerà su poi Roglic? Io Roglic l'ho visto subito molto tranquillo, quindi io ero fiducioso in lui, nel senso si è visto che era quello più in forma, più forte, anche perché poi arrivi spagnoli, magari no, salite abbastanza dure ma brevi, cioè lui ci va a nozze, l'abbiamo visto, comunque le tappe che vince, le vince. Cioè, sono spesso tappe con questi arrivi, no? Con queste caratteristiche, e veramente non ha per nulla, cioè, o meglio, gli altri non hanno per nulla il cambio di passo che in queste salite ha Primoz Roglic. Quindi, pian piano inizia a rosicchiare a Ben O'Connor, che talvolta sembra comunque poter resistere, delle volte invece ha dei momenti di maggior difficoltà. Poi notiamo il fatto di che cosa? Che si chiude questa Vuelta con una cronometro, e quindi lì fai 2 più 2 quando arriva comunque Roglic ad avere 30-40 secondi di ritardo ormai, no? Da O'Connor capisci che a meno di cataclismi, ecco che Roglic andrà a trionfare poi. E così è stato, perciò alla fine è stato comunque un risultato scontato, però il fatto che O'Connor abbia preso la maglia in quel modo, con quelle modalità, con quel distacco, insomma, ha contribuito a rendere un po' più pepata questa Vuelta, cioè come posso dire, comunque avete capito. Quindi mi è piaciuto lo svolgimento, anche se poi, insomma, certo, avesse vinto Connor sarebbe stata una roba pazzesca anche per lui. Tra l'altro lui ha al primo podio, se non erro, in un Grand Tour, quindi in questo caso no, alla Vuelta. Quindi super contento comunque, ha sperato per varie tappe magari di poter fare il colpaccio, anche se sapeva che comunque Roglic poteva essere superiore, però intanto, ripeto, ha contribuito a mettere pepe alla questione. E quindi bravo Primoz Roglic, che conquista la quarta Vuelta. Gli mancherebbe solo il Tour, ma lui l'ha avuta l'occasione. A meno che non abbia una forma più che decente nei prossimi tempi, e magari ecco un Pogačar e un Vingegaard non partecipino o succeda loro qualcosa, speriamo ovviamente di no, potrebbe avere un'altra mezza chance, ma certo che comunque ad oggi è veramente difficile che possa tornare a vincere un Tour de France. Quindi, bravo Roglic, gli italiani, ecco, gli italiani, la questione italiani che tanto, no, tiene banco in questi tempi. Alla Vuelta Ciccone cade e amen, insomma, e deve ritirarsi. Tiberi, forse col Covid o comunque influenza, chiamatela come volete, fatto sta, ha dei malanni e si deve ritirare. Abbiamo visto un Marco Frigo che, se non erro, in due tappe è arrivato secondo, comunque si è piazzato bene, e quindi bene così per questi corridori. Abbiamo visto anche un Zana, se non ricordo male, sì, secondo ad una tappa. Quindi da questo punto di vista, per questi corridori niente male, che tutto il resto, insomma, ragazzi, veramente quando si tratta di provare a fare classifica spariamo praticamente. La nostra speranza più a breve termine di poter fare qualcosa da questo punto di vista è appunto Antonio Tiberi. Eravamo fiduciosi in vista della Vuelta, poi è successo quello che è successo. Quindi è così, ragazzi. E in ambito di grandi giri, ma anche di altri tipi di corse, è veramente difficile per noi italiani fare la differenza al momento. Ecco, abbiamo per le volate un Jonathan Milan che può fare sempre il colpo ed è uno dei velocisti più forti, insomma, nel panorama. Abbiamo lui, abbiamo un Filippo Ganna sul quale si è sviluppata qualche perplessità negli ultimi tempi. Noi abbiamo visto, se non erro, la squadra, abbiamo sentito dei membri della squadra dire che non è in forma, insomma,
Boh, vediamo un po' anche Ganna in vista dei mondiali. Ganna che tra l'altro non ha partecipato, no, agli europei. Vediamo come andrà la questione. Magari inizia la fase calante di Pippo Ganna. Non so, bisognerà rivedere anche il suo impiego in pista. Quindi, come si dice, insomma, l'accoppiata pista-strada, bisognerà rivedere qualcosa. Non so, anche Jonathan Milan magari si dedicherà solo alla strada. Vedremo insomma come andranno le cose. Comunque, questo per quanto riguarda la Vuelta e per gli italiani. Poi ripeto, sono arrivate delle vittorie per Milan, se non erro al giro di Bologna. Oddio, potrei sbagliarmi. Poi c'è stato anche il giro di Vallonia. Nel frattempo, insomma, vabbè. Gli europei, anche qui l'ho accennato in precedenza, insomma, si poteva fare meglio. Il secondo posto di Elisa Balsamo, parlo ovviamente, no, delle gare in linea, delle prove in linea. Il secondo posto di Elisa Balsamo, se mi avessero detto, ok, alla vigilia, prima Vibes, e vabbè, ci sta, è olandese, eravamo qua anche a Limburgo, quindi in Olanda, ci sta, seconda Balsamo, bene. Poi però, vedendo comunque una Consonni che rimane intruppata verso le transenne sulla sinistra, Balsamo che non può, diciamo, ecco, fare le cose al meglio, una Vibes che ti parte, ti anticipa, italiane forse un pochino in ritardo nel tirare la volata, però alla fine dai, è un risultato che ci può stare. Si poteva sviluppare meglio quella volata, ma ci può stare. Mi arrabbio di più, tra virgolette, in ambito maschile, perché cavolo, mi sembra proprio veramente, noi abbiamo fatto tanto tanto negli ultimi chilometri, poi i più furbi però sono e più forti alla fine, perché di quello si tratta, sono sempre gli altri. Avevamo un gran bel treno, poi anche lì rimane intruppato anche qui con Sonny, Simone, fratello di Chiara. E rimane imbottigliato Jonathan Milan, e a quel punto, quando hai 5-6 posizioni di distacco dalla testa e vanno a tutta davanti con Philipsen, Merlier, eccetera, eccetera, è veramente impossibile trovare spazi e rimontare. Quindi, bravi comunque loro che sono stati cinici, i belgi. E noi abbiamo fatto il lavoro e poi alla fine non abbiamo ottenuto nulla. Peccato. Peccato perché, ripeto, Milan è uno dei velocisti più forti del panorama mondiale al momento, quindi si poteva fare di più. E quindi questo, ragazzi, speriamo in ambito italiano di ottenere qualche gioia, insomma, di, che ne so, magari anche quando meno ce lo aspettiamo, nel momento in cui siamo più depressi da questo punto di vista, magari qualcuno ti tira fuori quella vittoria straordinaria, no? Non so. Una roba del genere potrebbe pure succedere, sì, è probabile, magari no, però può succedere, la possibilità c'è. Nel momento in cui meno te lo aspetti, ti piazzano quella gioia inaspettata, no? Boh, potrebbe succedere, insomma. Tornando un attimo poi a Pogačar, che dire, beh, quello che dovevo dire l'ho detto nella lunga intro, insomma. Ha fatto il suo, poi, ma poi Pogačar, quando ha quel distacco, quando guadagna quei 40-50 secondi, si mette lì e sembra proprio faccia delle cronometro, si mette lì e si allena letteralmente. Questo dimostra proprio la superiorità di Pogačar. Tra l'altro, il suo obiettivo è dichiarato da un membro della squadra, è quello di vincere tutte le gare in calendario nel World Tour. Certo, non tutte in una stagione, anche perché c'è. Che cos'è? Robocop? Sì, ok, in parte già lo è Robocop, visto quello che ha fatto in questa stagione, che non è finita, ripetiamo, attenzione, Mondiale e Lombardia. Il Mondiale molto adatto a lui, come ad altri, però lui è Pogačar e se è in forma abbiamo visto di cosa è capace, e Lombardia è un po' la sua classica, visto che l'ha vinta più volte già. E quindi vediamo, insomma, vediamo, comunque una superiorità imbarazzante. Sì, nel GP di Montreal avevamo anche un Alaphilippe che poi dietro si mette in un gruppetto a tre a cercare di far qualcosa. Soprattutto agli inizi, quando hai 10-20 secondi ci puoi ancora sperare, ma già lì si affievoliscono le speranze. Quando cominci a avere 30, 40, 50 secondi, addio. Cioè, potrebbe anche fermarsi, prendere un caffè, ripartire e comunque sarebbe davanti, quindi insomma, vediamo. Se seguite i miei video sul ciclismo, insomma, lo sapete che
Pogačar mi sta molto simpatico e mi sto trattenendo, insomma, ma credo un po' a tutti, anche se c'è pure una parte di tifo che non lo gradisce, cioè non capisco per quale motivo, ma è uno che dà spettacolo, è uno solare, felice, comunque c'è cioè uno che fa l'accoppiata a Giro Tour, insomma, si parlava anche della possibile tripletta, no, con Vuelta annessa. Cioè, di che cosa stiamo parlando? È un fenomeno, quindi da spettacolo, è simpatico a quanto pare, quindi insomma non capisco, però vabbè, ad ognuno le sue preferenze. Vediamo questo finale di stagione, se ho dimenticato qualcosa da dire, insomma lo aggiungo come accade abbastanza spesso nei commenti, e che dire, comunque anche e soprattutto nelle difficoltà, forza azzurri, magari regalateci una gioia inaspettata in questo finale di stagione, che dire, alla prossima ragazzi, al prossimo video.